Abbiamo effettuato questa mattina un sopralluogo proprio per verificare lo stato dei fatti, una situazione davvero incredibile, ci sembra folle, pazzesco che sia stato consentito di poter accatastare, allocare, depositare i rotoli di catrame per i tappetini del manto erboso poi destinati allo stadio dell'Atletica. Una situazione incredibile. In una struttura sportiva con 10.000 spettatori consentire appunto l'allocazione qui di questo materiale altamente infiammabile. Vi sono delle responsabilità dell'amministrazione comunale. Io... Vedremo chi personalmente, ma Luigi, le responsabilità sono di più persone. Bisogna adesso che la procura indaghi immediatamente. Ci sono delle grosse responsabilità che si possono attribuire sia alla parte tecnica del comune e chi ha autorizzato che si accatastasse lì tutto quel materiale. Parliamo di materiale dei rotoloni che dovevano essere messi in posa 2 anni fa, completare il campo scuola. Subito dopo ci fu quest'anno una conferenza stampa dell'amministrazione Melucci che annunciò in pompa magna, come ha sempre fatto, alla cittadinanza che subito dopo le festività pasquali sarebbero stati montati i tappeti della pista di atleti. Questo non è accaduto. La cosa grave, caro Luigi, innanzitutto ringraziamo i vigili del fuoco per il lavoro egregio, perché sono le 11 e i vigili del fuoco stanno ancora operando. 2, non voglio fare retorica o demagogia, lì chiunque squadra avversaria era nel settore ospite, la Cova, che si chiamavano Foggiani, Baresi, Juventini, ci devono dire chi ha dato l'ok per accatastare lì pedane intere di materiale altamente infiammabile. Ora, andando alla quantificazione, alla conta dei danni, oltre al valore appunto dei rotoli di catrame, che pure possono essere stimati sui 200.000 euro circa, qui stiamo parlando di danni grossi all'impianto elettrico. Ora lo stadio è inagibile e quindi, visti questi danni strutturali, è purtroppo, sottolineo purtroppo, molto probabile che le prossime partite non si possano... Ci auguriamo di no, Luigi. Danni strutturali. Il problema di fondo qua, chi paga sempre sono i cittadini di Taranto, in questo caso i tifosi del Taranto. Come ho detto in precedenza, io ieri avrei voluto parlare della partita, della prima vittoria stagionale, questo non ci è stato permesso. Per la negligenza di questa amministrazione, qualcuno mi accusa di fare populismo, non è assolutamente così. Qua parliamo di uno stadio che era aperto, si è istituita una commissione provinciale, voglio capire se lo stadio Iacovone, e in questo caso la Cuva Sud, è diventato un deposito del comune di Taranto. No, ma un deposito del comune di Taranto, aggiungiamo, di materiale altamente infiammabile. Perché bravissimo. Non è che sono andati a depositare gli oggetti, i ricordi della nonna. Sono andati a depositare materiale altamente infiammabile. Questo si chiama dilettantismo amministrativo, con eventuali gravi responsabilità penali che, se ci saranno, gli inquirenti appureranno.